Buongiorno gentili telespettatori e ben ritrovati a Di Giorno in Giorno, il format di DSD che arricchisce il nostro palinsesto e che vi tiene compagnia tutte le mattine della settimana. Prima di partire a presentare i nostri ospiti e a parlare di sport, che è un po' il filo conduttore che anima il lunedì mattina di Giorno in Giorno, ricordo innanzitutto che oltre che sul canale 85 del Digitale Terrestre potete seguirci anche in streaming all'indirizzo web www.tsdtv.it. it/live, che è visibile anche su smartphone e tablet, e inoltre potete poi ritrovare le singole puntate di Giorno in Giorno nella sezione dedicata del nostro sito internet all'indirizzo tsdtv.it e ovviamente sul canale YouTube dell'emittente. Inoltre vi ricordo che per ulteriori segnalazioni, informazioni potete scriverci all'indirizzo mail di giornoingiorno@tsdtv.it. Ma partiamo subito ad introdurre il primo blocco che come ogni settimana in questa trasmissione si apre con lo spazio dedicato allo sport a cura degli uffici stampa e GV. Questa mattina ci faremo compagnia con una delle più longeve realtà sportive del nostro territorio, ovvero il Circolo Schermistico Aretino. E quindi do subito il benvenuto al nostro ospite di questa mattina, Buongiorno. Alessandro Nespoli, che è maestro del Circolo Schermistico Aretino. Buongiorno a tutti. Partiamo immediatamente a parlare, insomma, della vostra realtà e io partirei subito dalle notizie più fresche, che sono ovviamente i risultati di questo meraviglioso aprile che vi ha visto protagonisti sotto tutti i punti di vista. Un aprile particolarmente fortunato e che ha messo a segno diversi successi per il Circolo Schermistico Aretino, primo fra tutti la vittoria di insomma, si è laureato campione italiano Francesco Vannuccini il 30 aprile. Francesco Vannucci, sì, assolutamente. Vannucci. Questo è stato il coronamento di un mese quanto mai impegnativo e quanto mai ricco di soddisfazione e risultati. Francesco è stato la ciliegina sulla torta, ci ha regalato questo titolo italiano dopo 2 volte in cui era arrivato secondo. Aveva perso il titolo l'anno scorso, perso, aveva vinto un argento l'anno Sì. scorso e vinto un argento l'anno prima. Quest'anno finalmente, nell'anno più difficile e nella categoria più impegnativa, quella degli allievi, cioè l'ultimo anno di Under 14, è riuscito a portare a casa un titolo decisamente importante. Con questo si è guadagnato anche la convocazione, con il ritiro della nazionale Under 20. Nel fioretto, Nel vero? fioretto. Che differenza c'è? Partiamo subito perché magari chi ci guarda non è proprio fra le varie specialità Beh, allora, della la scherma. scherma si fa con 3 armi, che sono il fioretto, la spada e la sciabola. La differenza sta nei regolamenti e nei bersagli che si possono colpire. Nel fioretto, che è l'arma quella un po' più tecnica, un po' più complicata, quella con la quale noi iniziamo e nella quale abbiamo una tradizione un po' più longeva, si colpisce soltanto il tronco e si colpisce con la punta. Nella spada invece si colpisce tutto il corpo, sempre con la punta dell'arma. Con la sciabola invece si colpisce dalla vita in su e si può colpire sia con la punta che con la lama. Un'altra differenza insomma, per i non addetti ai lavori è il regolamento. Nella spada il punto viene assegnato a chi colpisce per primo, nel fioretto e nella sciabola invece il punto viene assegnato a chi attacca, e quindi qua ha un ruolo determinante l'arbitro che deve riconoscere chi attacca, se l'attacco va a buon fine piuttosto che no, e in quel caso è la difesa che ha ragione sull'attacco. E ai vostri atleti c'è qualche specialità che più si addice oppure li vedi abbastanza ben distribuiti Beh, su? assolutamente sì. Noi iniziamo con il fioretto perché è l'arma più completa, è quella che ha una tecnica un po' più completa. Il fioretto poi ci permette nel tempo di distinguerci nelle varie armi. La nostra tradizione è principalmente quella del fioretto, ma anche della spada da un po' di anni. Abbiamo vinto anche dei campionati italiani di spada. Non facciamo sciabola perché tradizionalmente il nostro circolo non la pratica, è un'arma che si fa tipicamente più nei circoli del sud. E tra l'altro in questa gara però ci sono stati anche, al di là di Francesco che è campione italiano, però ci sono stati anche due altri allievi che si sono particolarmente distinti. Assolutamente, Carlo Zucchi, che è 2 anni più piccolo di Francesco, ha fatto un'ottima gara, è arrivato nei primi 16 e vi ricordo che nel fioretto arrivare nei primi 16 ad un campionato italiano in Italia, in cui il livello del fioretto è ai massimi livelli, lo vedremo probabilmente tra poco con le Olimpiadi, è assolutamente un risultato importante. Edoardo Bruschi, nella stessa categoria di Francesco, è entrato nei primi 32 in una gara che contava quasi 200 partecipanti, che è un risultato assolutamente di spessore. E poi, sempre questo mese,
notevoli soddisfazioni anche dalle donne, dalle vostre ragazze. Le donne ci hanno portato sempre dei grandi risultati. Ricordiamo Camilla Rossi, che è stata entrata nella storia vincendo ben 6 titoli italiani, perdendone uno arrivando seconda, ed è stata la prima donna nella storia, la prima ragazza nella storia che ha vinto nello stesso anno il titolo sia di fioretto che di spada. Non era mai successo. La squadra, composta anche da Camilla Rossi, da Gaia Fratini, Maddalena Valacchi e Lucello Rito, quest'anno ha conquistato un bronzo ai campionati italiani di serie B1 e ha qualificato quindi la squadra per la serie A2, raggiungendo il fioretto maschile, che oramai da qualche anno milita nella serie A2. Qualche settimana dopo il fioretto maschile ha fatto il campionato di serie A2, sfiorando veramente di pochissimo la promozione in serie A1. Siamo arrivati quarti, perdendo di un soffio lo spareggio per il terzo e quarto posto che ci avrebbe regalato la 1. La 1 è una serie che, per un circolo non militare, ricordiamo che tutte le società più importanti sono quelle naturalmente militari, che raccolgono gli atleti migliori. La 1 è una serie di 8 squadre, di cui 5 sono squadre militari, per cui i posti per le squadre civili sono veramente pochissimi. Siamo arrivati ad un soffio da aggiudicarci un posto nella serie A1, che era, insomma, una serie assolutamente eccezionale per noi. E perché, tra l'altro, chiunque abbia letto, penso, i quotidiani o comunque sia andato un po' a spulciare su internet, ha anche sentito parlare, appunto, tornando a Francesco Vannucci, di una prestazione assolutamente strabiliante. Come si svolge, appunto, una gara di questo tipo, sempre per i non addetti ai lavori, appunto, e effettivamente che prestazione brillante è riuscito a dare Francesco? Beh, una gara di scherma, prendiamo quella di Francesco, ma possiamo prendere tutte quelle in cui abbiamo fatto grandi risultati. È una gara complicatissima, sono gare che iniziano la mattina presto, si inizia fra le 8 e le 9 e si finisce di sera, si finisce alle 7, 7 e mezzo, quindi sono 11 ore in cui questi atleti, che hanno 14 anni, sono molto piccoli, quindi devono trovare la concentrazione, trovare il modo giusto per rilassarsi, scaldarsi di nuovo, ritrovare la concentrazione. Francesco è stato eccezionale, lui ha condotto il girone, la prima fase della gara, senza sbavature. Ha vinto tutti e 6 gli assalti del girone. Finita questa fase ci si affaccia all'eliminazione diretta. Sono assalti a 15 stoccate, non più a 10 stoccate, non più a 5 stoccate come nel girone, in cui chi vince va avanti, chi perde deve abbandonare la gara. E qua non sono permessi errori, naturalmente. Francesco nei primi turni ovviamente è andato avanti, essendo, insomma, un atleta di ottimo livello, senza nessun problema. Ha trovato qualche difficoltà man mano in cui il livello naturalmente saliva, perché l'imbuto degli atleti si stava stringendo. Nella semifinale ha compiuto un capolavoro, era sotto di 4 stoccate, 14-10 in vantaggio per l'avversario di Padova che Francesco stava affrontando. Ha trovato la forza di rimontare stoccata su stoccata, facendo peraltro una scherma di livello tecnico molto molto alto, ed è riuscita a piazzare la 15ª stoccata in maniera strabiliante. La finale poi è stata decisamente più semplice. Francesco è riuscito a staccare subito il suo avversario, che non è mai riuscito a riprendere il passo, ed ha vinto per 15 stoccate, se non erro a 5, mi sembra. Quindi anche una bella differenza, finale assolutamente, insomma. Sì. E invece, tornando al discorso, hai rammentato i record di Camilla Rossi, che penso sia sempre, insomma, negli ultimi anni sia un po' la punta di diamante, anche quella più conosciuta nell'ambito del vostro circolo schermistico. Lei è anche riuscita a conquistare il bronzo nella Coppa Italia? È riuscita Cadetti. A conquistare il bronzo nella Coppa Italia Cadetti, che è una gara che si è svolta ad Adria qualche settimana fa, ed era la gara qualificante per la fase finale del campionato italiano Cadetti, il campionato in cui i migliori 42, le migliori 42 schermitrici si affrontano per il titolo. Camilla ha fatto un'ottima gara, ha raggiunto un bronzo che forse le sta un po' stretto, perché l'assalto che ha perso era assolutamente un assalto vincibile, però comunque è riuscita a qualificarsi ai campionati italiani. Nella stessa gara un altro risultato da segnalare è assolutamente quello del fratello di Francesco Vannucci, Marco, che è arrivato nei primi 16, anche lui qualificandosi ai campionati italiani. Sempre nel fioretto femminile, Lucia Lorito, che è al primo anno di Under 17, si è qualificata anche lei per i campionati italiani. Un record assoluto per noi, avevamo 5 qualificati ai campionati italiani, quasi tutti praticamente quelli che potevano qualificarsi, e quindi, diciamo, abbiamo fatto l'amplen. Assolutamente. E proprio in questi giorni c'è stata anche, mi raccontavi anche prima fuori, di altri risultati che sono stati proprio in questo fine settimana, nello scorso fine settimana, a cui tu hai partecipato, tra le altre cose. Siamo freschi freschi, siamo tornati proprio ieri da una trasferta di 2 giorni.
Abbiamo fatto sabato il campionato italiano Master, che è il campionato per gli over 25, alla quale abbiamo partecipato io, Jacopo Peruzzi, che è l'altro maestro del circolo, e Dino Vannucci, che è il padre di Marco e di Francesco, una dinastia che fa scherma, anche la madre fa scherma. E come l'anno scorso siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale contro Iesi, una finale molto combattuta con un infortunio nel mezzo che un po' ci ha penalizzato, comunque abbiamo portato a casa un argento che è un risultato di tutto rispetto. Dino Vannucci poi il giorno successivo ha fatto la gara individuale e ha vinto un bronzo sempre a campione italiani Master. Quindi si può dire assolutamente un periodo d'oro, insomma, questa è un'annata positiva, insomma, il bilancio di quest'anno. È assolutamente positivo, onestamente potevamo fare qualcosa di più, come sempre non ci accontentiamo mai, però è stata un'annata difficile, ogni anno diciamo difficilmente ripetibile, poi ogni anno riusciamo sempre a fare qualcosa in più, quindi non dico irripetibile, però assolutamente positiva. Comunque, insomma, parliamo adesso anche un po' della vita del vostro circolo, che è quella che si può definire, penso, una realtà storica ad Arezzo, assolutamente, forse tra le più longeve insieme ad altre società, ma insomma, quali sono state le tappe più importanti nella storia del circolo per la sua crescita? Beh, credo di sì, assolutamente, che siamo una fra le più longeve, siamo attivi dal 1949. Quindi, il circolo è stato fondato dal maestro Bonelli, che ha insegnato nel nostro circolo fino, se non ricordo male, quando aveva 96 anni, quindi è stato assolutamente un pilastro. È stato preso poi in mano da Tullio Mugnaini, che adesso è il presidente ed è stato il mio maestro, il maestro di Jacopo, e oramai da circa 15 anni io ho fatto un percorso agonistico che mi ha portato poi, per motivi di studio e di sport, a trasferirmi a Siena. Ho militato nel CUS Siena per una decina d'anni. Quando ho finito gli studi e quando sono tornato a casa ho ripreso in mano il circolo. Da prima da solo e poi con l'aiuto di Jacopo Peruzzi e anche di altri maestri. Abbiamo Eric Peruzzi, che è il fratello di Jacopo, che è un altro maestro del circolo, Riccardo Dillosso, Gaia Fratini, che in questo momento si sta affacciando all'insegnamento, e tra pochi giorni, anzi, le facciamo in bocca al lupo, perché tra pochi giorni avrà l'esame da istruttrice nazionale. Ecco, allora assolutamente in bocca al lupo, io conosco Gaia e so assolutamente... Tra poco più di un mese avrà questo esame, che non è un esame semplice, quindi dovrà darsi da fare. E da là abbiamo ricominciato poco a poco a ricostruire un ambiente, a portare dentro ragazzi, a costruire un movimento partendo dai più piccoli. E adesso siamo circa una 75-80 iscritti, partiamo dai più piccoli che hanno, quest'anno anche molto piccoli, 6 anni, fino ad arrivare a qualunque età, a scherma non età. Abbiamo un gruppo di master, di adulti, senza limite d'età. Parlavamo ora di Gaia Fratini, lei è l'unica donna nell'insegnamento del vostro... È l'unica donna nel nostro staff magistrale, sì. Anche lei poi era andata a Siena e è anche tornata, Gaia ha fatto più o meno lo stesso mio percorso, è andata a Siena per studiare e allo studio ha unito anche la scherma. Siena c'è una realtà schermistica molto molto importante. Gaia è stata una spadista di grande livello, ha fatto un quinto posto ai campionati del mondo anno 17. E qual è il percorso per arrivare appunto ad essere maestro di scherma? Beh, parli di un esame molto difficile, in cosa consiste? È un percorso abbastanza complicato, assimilabile più o meno a un'università all'incirca. Si devono fare prima dei corsi che durano all'incirca 15 giorni e poi si fa un esame che è l'esame per accedere al primo livello, si diventa istruttori regionali. Un esame che comprende non soltanto le materie schermistiche, ma anche materie di psicologia, di medicina, di metodologia di insegnamento. Si fa un esame prima scritto delle materie generali, un esame scritto di scherma e un esame pratico di scherma, e così si ha il primo livello. Dopo questo si fa un tirocinio che dura all'incirca un anno in una palestra, un maestro tutor, o si va in una palestra che è accreditata per la formazione dei maestri, e noi lo siamo ormai da un po' di anni. Un maestro tutor certifica il tirocinio, si continua a fare un altro corso che dura altri 10 giorni, sono circa 100 ore di corso. Di nuovo si fa un esame scritto, ovviamente a un livello un po' più alto, sia delle materie generali, alle quali se ne aggiungono un po', si aggiunge anche arbitraggio, sia di scherma, si fa l'esame pratico di scherma, si va a Napoli all'Accademia di Scherma a fare l'esame e si ottiene il secondo livello, istruttore nazionale, ed è quello che farà Gaia fra qualche giorno. Poi si fanno 2 anni di tirocinio in palestra, si aggiungono altre materie, si fanno 2 nuovi corsi, quindi sono altre 200 ore di corsi, e si fanno di nuovo l'esame delle materie generali, l'esame di scherma, si fa una tesi,
e si fa l'esame da maestro, che ovviamente è quello più difficile, e si raggiunge il massimo livello, che è il terzo livello, cioè maestro di scherma. Quindi sì, davvero assimilabile a un'università. Più o meno sì. E comunque penso che anche questo racchiuda bene quella che è un po' l'essenza della scherma, perché insomma vederlo da fuori non si può parlare soltanto meramente di sport o di esercizio fisico quando ci si approccia a una disciplina del genere, credo. Beh, la scherma è una disciplina, è un'arte marziale che coniuga la prestanza fisica, l'allenamento, la tecnica, l'allenamento mentale, la gestione dell'assalto, la tattica. È uno sport molto completo da questo punto di vista. Uno schermitore può essere forte perché è molto bravo nella gestione dell'assalto, piuttosto che è molto bravo fisicamente, o magari entrambe le cose. Però nella scherma ognuno trova la propria strada, si riesce a vincere, a fare risultato sfruttando le proprie caratteristiche, ed il maestro è proprio questo che deve fare, deve cercare di individuare le caratteristiche migliori di un atleta e lavorare su quelle, coltivarle. Non tutti siamo uguali, nella scherma è secondo me forse un aspetto migliore, quello più bello della scherma. Si può essere alti, si può essere bassi, si può essere veloci, si può essere più lenti, però con queste caratteristiche si riesce a sfruttare qualunque tipo di caratteristica per trovare la propria strada. Ed il maestro bravo, a mio avviso, è quello che riesce ad individuare i punti forti e i punti deboli di un atleta, lavorare su forti e magari correggere quelli deboli. E poi, malgrado, voglio dire, la presenza di un'arma comunque effettiva, palese, a differenza delle altre arti marziali che comunque prevedono un corpo a corpo, la scherma è sempre vista come un'espressione meno violenta comunque. Beh sì, senz'altro, poi noi siamo molto legati alla tradizione, siamo molto legati ad un codice, ad un'etichetta che è quella che poi è la scherma, gli sport elegante, e ci piace anche questo, quindi ci piace che venga fatto il saluto prima dell'assalto, ci piace che venga fatto il saluto dopo l'assalto, riconoscendo comunque la bravura dell'avversario nel momento in cui abbiamo perso. Insomma, siamo un po' legati alla tradizione, a quello insomma, da cui viene la scherma. Quindi voi da sempre proponete corsi sia per adulti che per bambini, insomma penso che anche la vostra presenza ben distribuita in tutte queste gare già parli da sola il fatto di numero. Attualmente quanti sono gli iscritti? Siamo circa 75-80 iscritti, dai piccolissimi fino ai master. E per un bambino veramente piccolo, quando inizia, ora mi hai detto abbiamo anche bambini di 6 anni, quindi abbastanza piccoli, qual è il tipo di insegnamento che gli si dà, qual è l'approccio giusto per una... Beh, all'inizio, quando si ha 6 anni, si deve giocare. È chiaro. E la scherma è una disciplina molto tecnica, molto faticosa, e non la si può insegnare da subito a un bambino di 6 anni come la si insegna a un ragazzo di 20. I piccoli vengono in palestra e fanno gioco scherma, iniziano a prendere confidenza con le armi, iniziano a prendere confidenza con i movimenti della scherma, che noi traduciamo in giochi, traduciamo in attività ludiche, in attività divertenti. Andando avanti, senza mai ovviamente fargli mancare l'assalto, perché chi viene in palestra si aspetta di fare Zorro da piccolo, chiaro. Quindi quello che devono fare. E poi pian piano cerchiamo di raffinare quello che loro naturalmente fanno, perché un bimbo che viene a scherma si aspetta di giocare con la spada, perché è quello che noi gli proponiamo ed è quello che lui si aspetta. Quindi lo facciamo giocare con la spada e poi pian piano, andando avanti nel tempo, cerchiamo di raffinare, di aggiungere tecnica a quello che loro naturalmente già si aspettano di fare. E andando avanti poi gli allenamenti ovviamente diventano sempre più tecnici, più precisi, più metodici, si associa anche della preparazione atletica ovviamente, infatti, che per uno schermitore è fondamentale, sembra uno sport molto molto faticoso. Ti ho raccontato prima la gara di Francesco, che è una gara che dura 12 ore, a livello di impegno fisico è un impegno molto importante, si deve essere molto allenati, per cui da un certo momento in poi all'inizio è educazione motoria, è imparare le coordinazioni, imparare i gesti che sono poco naturali, andando avanti diventa preparazione atletica vera e propria. No, poi io lo vedo quanto anche li fai correre, perché ogni tanto passate sotto casa mia. Beh, quindi... sì. La nostra preparazione si assimila molto a quella del pugilato, più o meno, e sono sport molto simili poi per certi aspetti. Il nostro forse è un po' meno violento, però insomma, abbiamo molti punti di collegamento. E invece se ci fosse una persona un po' più adulta, digiuna comunque totalmente di scherma, può comunque venire a provare da voi? Assolutamente, noi ce la prendiamo. Facciamo un corso di principianti, un corso per adulti, lo facciamo 2 volte a settimana dopo cena, che è un corso
la cui finalità è quella di avvicinarsi alla scherma e di far divertire chi vuole provare questo sport. Quindi nessun limite di età. Gli adulti tipicamente, ma non necessariamente, iniziano con la spada, che è quella in cui si può fare l'assalto e il combattimento prima delle altre armi, perché ha delle regole un po' più semplici, quindi un adulto che si affaccia ha voglia magari anche di provare subito a fare un combattimento, senza passare una fase un po' più lunga, che è quella che facciamo attraversare ai piccoli di insegnamento della tecnica, di insegnamento dei movimenti. Per cui ci avviciniamo subito con la spada, iniziamo subito a fare i primi combattimenti. I nostri adulti, anche se è molto, alcuni tantissimi anni che fanno scherma, altri molto poco, già fanno gare. C'è un circuito di gare per principianti alle quali noi partecipiamo e trovano la loro soddisfazione. Bellissimo. E invece, tornando invece ai bambini, partecipate anche a diverse manifestazioni che fanno proprio su misura per loro. E tra tutte, insomma, siete stati protagonisti di Metti in Piazza lo Sport, che ha la nona edizione, che è un po' ormai un must, no, per Porta Sant'Andrea e il centro sportivo. Assolutamente, quella è una manifestazione che ormai è una tradizione lunghissima, noi partecipiamo fino dalla prima edizione e per noi è molto importante, perché ci serve davvero per mettere in piazza il nostro sport, per metterlo in città, perché è uno sport che si conosce ma forse non a sufficienza, quindi per noi quello è un momento per farci vedere, per far vedere chi siamo, per far vedere quanti siamo e per far vedere quello che facciamo, e poi ci divertiamo. I nostri piccoli mettono in piazza una staffetta, l'abbiamo fatta 2 giorni fa, una staffetta che dura un paio di ore, facciamo un grande tifo, facciamo una gran confusione, e però andiamo in piazza e ci divertiamo, giochiamo quella sera. Anche perché penso che per i bambini, come abbiamo detto prima, l'aspetto ludico è importantissimo. E invece i prossimi appuntamenti, mi dicevi, ormai siamo arrivati agli sgoccioli di questa stagione. Siamo arrivati agli sgoccioli, c'è un appuntamento importantissimo, fra 2 settimane Niccolò Piantini, che è il nostro fiorettista di punta, è quello che ha partecipato poi anche alla squadra di Serie A1, si è qualificato. Niccolò ha 18 anni, quindi è molto giovane, e si è qualificato per i campionati italiani assoluti. Gli assoluti nella scherma sono la massima espressione della scherma a livello nazionale, una gara alla quale partecipano Andrea Cassarà, Andrea Baldini, quelli che poi fra 2 mesi vedremo forse, speriamo, vittoriosi alle Olimpiadi. E anche qua è una gara che racchiude i migliori 42 fiorettisti italiani. Il fioretto in Italia, come ti dicevo prima, ha una tradizione enorme, siamo sempre stati vittoriosi sia nel fioretto maschile che nel fioretto femminile, quindi arrivare a giocarsi, a qualificarsi, Niccolò difficilmente riuscirà a giocarsi un titolo, però è uno dei più piccoli e da là dentro, si è qualificato tra i primi 42 facendo un percorso durante l'anno che è stato un percorso molto faticoso, molto difficile, e si è qualificato alla Coppa Italia di Ancona di qualche settimana fa. E quindi andremo a Roma intanto a gustare questa gara, perché sarà una gara di livello enorme, ovviamente. Già esserci è un risultato eccezionale. Penso anche una cosa formativa, insomma. Assolutamente. E poi noi andiamo là cercando di raccogliere tutto quello che possiamo, di fare il risultato migliore che Niccolò potrà fare, e senza nessun timore reverenziale. Niccolò andrà là ed è determinato, è uno schermitore che sa di essere bravo e sa di avere delle grandissime potenzialità. Quindi vediamo che succede, noi non ci diamo per vinti nemmeno con i campioni olimpici. Assolutamente, e anzi, quando Arezzo ci sfornerà un campione olimpico, ce la faremo? Beh, vediamo, abbiamo tantissime giovani promesse, quest'anno abbiamo un gruppo di piccolissimi che si sono affacciati alla scherma a settembre, che ci fanno divertire, che si sono affacciati alle gare ancora non ufficiali, perché c'è un circuito parallelo a quello federale, per chi ancora non ha l'età per fare le gare federali. E i nostri piccoli si sono affacciati, hanno fatto degli ottimi risultati, le femmine sono state bravissime. C'è una grande presenza femminile comunque Molte femmine ci sono. E quindi chissà se fra questi uscirà qualcuno che vedremo, non so, a Tokyo o a Roma. Ma speriamo, dai. Effettivamente poi anche dal punto di vista femminile è molto bello vedere questo, perché ultimamente anche tra gli ospiti che abbiamo avuto qui invece si parlava un po' negli ultimi anni di questa carenza di atlete donne. Molti sport stanno soffrendo questa cosa, ma mi sembra che insomma voi non avete di questi problemi in realtà. No. Nelle nuove iscrizioni, quelle che sono arrivate quest'anno, mi sembra che siano circa l'80% di femmine e il 20% di maschi. Quindi figuriamoci. Noi di femmine ne abbiamo.
A questo punto io ricorderei quelli che sono un po' i vostri indirizzi e la vostra sede per poter cercare informazioni oppure venirvi proprio a trovare di persona, quindi Facebook, pagina Facebook, sito internet. Assolutamente, noi chi ha voglia di provare la scherma o soltanto anche di venire a vederla ci può trovare nel nostro sito internet www.arezzoscherma.com, nella pagina Facebook cercando Circolo Schermistico Aretino, in cui ci sono tutti i nostri recapiti ai quali daremo informazioni. Tra non molto, alla fine del mese di giugno, quando noi avremo finito l'attività ufficiale, organizzeremo e troverete nella pagina Facebook e nel sito tra qualche settimana tutte le informazioni, un corso che noi chiamiamo corso per l'avviamento alla scherma, CAS. Ed è un corso per i piccoli, per chi vuole assaggiare un po' di scherma, vuol vedere di cosa si tratta, e per cercare di capire se magari poi a settembre voglia di venire a fare quindi i corsi. Quindi non vi fermate ufficiali. Neanche nel periodo estivo. Non ci fermiamo mai, poi quest'anno ci sono le Olimpiadi, quindi insomma è un anno in cui speriamo che di scherma se ne parli. Normalmente succede ogni 4 anni, l'anno olimpico, insomma la scherma è un po' nella bocca di tutti e noi cerchiamo di cavalcare l'onda. Le farai seguire ai tuoi assolutamente, allievi. Assolutamente. Assolutamente, quindi hanno i compiti anche per le vacanze quest'anno. Beh sì, forse le vedremo insieme. Beh, sì. Allora, ti ringrazio per essere stato con noi, per aver partecipato a questa puntata del lunedì mattina di Giorno in Giorno. Assolutamente tanti tanti in bocca al lupo, soprattutto per questi ragazzi che insomma stanno avendo dei grandissimi risultati. Salutiamo anche gli altri maestri, che ricordiamo lo staff tecnico, quindi ricordiamo velocemente da chi ha composto. Oltre a me c'è Jacopo Peruzzi, Eric Peruzzi, Riccardo Duillosso, Gaia Fratini ed Edoardo Cerofolini e Alessio Nardoiani, che è il nostro preparatore insostituibile. Quindi insomma una bella famiglia assolutamente il Circolo Schermistico Aretino. Quindi speriamo insomma magari nella prossima stagione di ritrovarci e che ci veniate a raccontare quelli che sono stati i nuovi risultati, sicuramente ci auguriamo positivi. Sì. E quindi dopo aver salutato Alessandro Nespoli del Circolo Schermistico Aretino, ci fermiamo soltanto un momento e ritorniamo tra poco con il secondo blocco di Giorno in Giorno, dedicato appunto agli animali e alla rubrica Mi fido di te. Restate con noi.